con il solito grido, amici dal cuore tassellato, ben ritrovati. Vi presento gli ospiti di oggi, prima puntata del 2020. Sono qua con Maria Pia Franchi di ProGrip. Ciao a tutti. Alex Puzzar, pluricampione del mondo, e Ivan Bidorini del Core Lombardia, Federazione Motociclistica Italiana. Bene, siamo qua in amicizia per fare quattro chiacchiere di apertura per quella stagione che si sta approcciando. Il 26 ci sarà la prima gara dell'Internazionale d'Italia a Riola Sardo e ProGrip con Alex saranno presenti. Alex, dimmi due parole, come vedi questo inizio di stagione? La vedo che ho avuto una soffiata che forse Torino non farà la gara. E perché ha ancora problemi alla spalla. Poi so che Roman Febvre è già là da un mese. Roman Febvre è il nostro pilota, è usato i nostri occhiali. E Clement De Salle mi sa che anche lui correrà lì a Riola. Quindi, per cui grande squadrone Kawasaki. Grande squadrone Kawasaki. E mi dispiace veramente tanto per Prado che si è infortunato un mese fa. Però sicuramente sarà una bellissima gara. Altri piloti praticamente dell'azienda ProGrip che vengono aiutati in questa prima gara di inizio stagione? Ne abbiamo tanti. Dai, fammi qualche altro nome anche dei giovani, di quelli che non hanno ancora vinto un mondiale. Bonini, Alberio, ci abbiamo Forato, ci abbiamo Guadagnini, poi Pia. Deghi, ricordo. Giuzio. Guadagnini. Ne abbiamo tanti. La lista piloti quest'anno si è allungata. E per quello che vi ho visto, sia te che Augusto con la lacrimuccia, quest'anno si è allungata la lista. Siamo contenti perché devo dire che i piloti con noi si trovano bene. Quando vengono in ProGrip penso che vengono in una famiglia. Assolutamente. E per noi è importante appunto che il rapporto personale, non solo il rapporto lavorativo. Giusto. E quindi penso che si trovi avanti tutta e speriamo appunto che tutti i piloti in questo inizio di stagione usino un pochettino di più la testa, che non buttino le ortiche appunto poi il resto del campionato che inizierà a marzo a metterli base. Ivan, la federazione cosa sta facendo? Stiamo facendo tantissime cose. Raccontami quella che pensi la più importante per quest'anno in un modo. Diciamo che per quanto riguarda il motocross, visto che la trasmissione è mirata soprattutto al fuoristrada motocross, come ben saprete quest'anno ci stiamo organizzando per proporre un campionato regionale femminile chiamato Lady. Quindi anche questo comparto femminile che comunque timidamente si sta approcciando allo sport motociclistico, abbiamo pensato di dare un degno palcoscenico anche a loro e quindi abbiamo istituito un campionato interregionale Piemonte, Lombardia e Liguria per la categoria Lady. Quindi abbiamo già fatto categoria Open, iscritta in una motovia di queste tre regioni, tre cilindrate, e quindi aspettiamo gli eventi. Qualcuno ha già scritto chiedendo un numero, quindi che crediamo di avere un buon gruppo di ragazzi. Una bella notizia, e da anni che ne parlavamo in forma privata, l'istituzione anche del ripristino di un campionato regionale che per me è importantissimo per tutta l'utenza e per far crescere anche i giovanissimi. Campionato provinciale. Provinciale. Abbiamo pensato. Il regionale consolidato, abbiamo visto delle gare magnifiche gestite molto bene dalla federazione. Sì, la seconda cosa che abbiamo pensato per il motocross è proprio questa sorta di campionato provinciale limitato però solamente ai licenziati challenger, cioè quelli che cominciano per la prima volta. Il campionato provinciale verrà estrapolato dalle selettive. Noi faremo sei selettive di zona, sei di qui e sei di là, in due zone abbiamo diviso la Lombardia in due zone, diciamo la zona A o zona B, non mi ricordo più, comunque Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova e quell'altra zona, Varese, Como, Lecco, eccetera, eccetera. Sono sei gare, in queste sei gare ci saranno appunto l'estrapolazione dei poi campioni provinciali per ogni categoria e per ogni provincia.
Le ultime, alla fine di queste sei selettive, i primi 29 avranno accesso alle due gare di campionato regionale, quindi questi che passeranno alla gara di campionato regionale si giocheranno il titolo di campione regionale. Perfetto, queste sono bellissime notizie, state sintonizzate perché avremo modo di parlarne ancora. Alex, ritorniamo un pochettino a quello che è il mondiale. Come hai visto il mondiale 2019? Una domanda che faccio anche a te, Pia, perché ti vedo sempre sui campi di gara, grandissima passione personale prima che aziendale. Il 2019 come l'hai vissuto? Ci siamo incontrati appunto su tutte le piste del mondiale, sì, ne abbiamo parlato tanto, ma una tua previsione? Le gare che ho visto personalmente sono state delle belle gare, abbiamo avuto tanti piloti che sono andati sul podio, quindi una soddisfazione per noi, e penso che nel 2020, la prossima stagione, saremo ancora più presenti sui campi, perché avendo aumentato il numero dei piloti sicuramente speriamo di avere un risultato. Sì, anche perché parliamo di piloti importanti, sì. Poi ricordo a tutti gli appassionati che noi siamo qui a parlare di motocross, ma ProGrip è presente anche nella MotoGP, nella Superbike, insomma nell'enduro, è una presenza molto molto importante e fatta con estrema passione, per cui la stima mia personale, quella di Motocross My Passion, è infinita, perché vedere una passione così non è di tutti i giorni. Alex, Mondiale 2019 anche per te, se ne è parlato tanto, piloti che hanno avuto in alcuni momenti degli alti e bassi incredibili, purtroppo l'infortunio che ha pregiudicato la lotta per il 10° titolo di Tonino. Come hai visto il campionato in generale? Quali sono state le piste che ti sono piaciute di più? Cosa c'è da cambiare in questo mondiale, Alex? Che ogni tanto bisogna parlarne. Allora, i piloti che ho visto bene, diciamo che il 2019 è stato un anno un po' particolare, perché Erlings era già out subito, quindi il pilota più forte è lui, punto. Poi oltretutto si è fatto male Antonio e si stava giocando al mondiale, quindi era lì davanti. E quindi era l'anno buono. Ha vinto, diciamo, un Geyser che come velocità sicuramente ne aveva meno di Erlings, sicuro. Però sai, tu mi insegni che il mondiale lo vinci con la costanza, cioè, e quindi l'ha vinto lui perché è stato il migliore di quell'anno lì. Però a livello, diciamo, è già il terzo titolo stato, per Ten Geyser, non è uno che è capitato per caso. Però è stato un mondiale che non mi ha appassionato a me come diciamo spettatore, perché io avrei voluto che ci fosse stato Erlings, perché quando c'è Erlings che corre, anche se non è un nostro pilota, io lo dico da ex pilota, c'è sempre il punto di domanda, chissà cosa succede. Sì, e poi ha talmente una velocità supersonica, e poi guida la moto talmente irruenta che per lo spettatore che lo sta guardando è una cosa bellissima da vedere. Io dico solo una cosa, detta da Alex, insomma, che tutti ci ricordiamo la guida che aveva e che ha ancora adesso, insomma, è un complimento che hai ancora. Per cui un complimento verso un Jeffrey Erlings, che comunque ha dimostrato una grande forza anche mentale nel superare i momenti di crisi, di grandissimi infortuni, riprendendo sopra ogni aspettativa. Sì. Per quanto riguarda quest'anno, penso che il 4.5 sarà un bellissimo mondiale, perché Clement De Sal, Roman Ferro sono ufficiali Kawasaki, e quindi sicuramente hanno sicuramente un team all'altezza di poter vincere. Tonino penso che sarà in forma per il 2020, Erlings fino adesso è a posto, perché notizie che sta bene, no? Ho visto alcuni video, girava fuori. Abbastanza allegro, ecco. Quindi secondo me il mondiale 4.5 sarà veramente un bel mondiale. E ci sarà qualche altra sorpresa? Io appunto qualcosa mi dispiace per Prado, che probabilmente non sarà presente,
ma forse c'è un punto di domanda per Prato, perché sta facendo delle cure per rimetterlo sì. in pista velocemente, per cui speriamo di vedere anche lui. Poi c'è Tim Geiser, una... sicuramente sì. sarà uno dei protagonisti. E ci sarà per me un Sewer e un Jonas che potranno dire la loro. Io ho visto un Jonas che è cresciuto moltissimo, un Sewer che comunque si è confermato velocissimo, costante, è arrivato secondo in campionato. Ho capito che mancano gli altri, ma è colpa degli altri se non ci sono poi alla fine. È molto l'evoluzione di questi quattro tempi qua velocissimi. Con l'evoluzione dei quattro tempi ti dico, io sto girando con quattro e mezzo, quattro tempi, e le moto veramente vanno forte, però se tu ci lavori bene a livello di sospensione, a livello di utilizzo del motore, sono molto facili. Basta essere allenati, perché effettivamente se non sei allenato, che non hai, ti manca un attimino di concentrazione perché ti manca l'ossigeno al cervello, non ti rendi conto di cadere, perché sono talmente dei missili che... rispetto alle nostre moto due tempi degli anni 90 sono molto più facili. Fate come me, io faccio manche da 40 più 2, non esagerate, fate due giri, 40 fermi, fermo come faccio io e finita la giornata nel migliore dei modi. Qual è stata la gara che ti ha emozionato di più quest'anno? Arco di Trento. Scusa Pia, pensavo lo chiedessi a me, ma che però abbiamo detto tutto la stessa risposta. È stato bellissimo. Sì, sinceramente tutte le gare sono molto interessanti e appassionanti, però vabbè, ce n'è una in particolare, Arco di Trento, anche perché è vedi che io la chiamo perché so che è precisa e in più abbiamo bene o male tutti lo facciamogli stesso. Facciamogli la domanda a lui. Qual è stata la gara che ti ha impressionato di più? Trento mi è piaciuta, ti dico, mi ha dato molta emozione anche Imola, posso dirtelo francamente. Beh, ma Trento, no, sì, scusa, no, Imola di... non per la gara. C'è l'arco di Trento tu, no? Non certo. È stata bellissima. Non per la gara, no, Arco di Trento sicuramente è al top, perché abbiamo visto una battaglia veramente stellare. Sia nella MXGP che nella MX2, nella MX125, nella 250 abbiamo visto gare stupende, è una pista veramente spettacolare. Imola mi è piaciuta, non so se posso dirlo. Dico io, sì. Per il paddock in cemento. No, beh, queste qua sono cose che ci diciamo in privato. No, nel senso, mi è piaciuto molto vedere un Tim Geiser che si è portato a casa il mondiale, strameritato, è un personaggio che stimo, è un pilota che stimo tantissimo per la sua umiltà, disponibilità e forza, insomma. Poi con un team Gariboldi che, insomma, che cosa dire... il migliore del mondo, ecco, in questo momento, no? Nel senso, vincendo il campionato del mondo, il migliore. Ivan, cosa c'è? Dovresti c'è raccontarmi, un pochettino. Avete dimenticato le bellissime gare di mondiale che abbiamo fatto a Ottobiano e a Mantova in Lombardia, perché voglio dire che anche in Lombardia non abbiamo nulla. Sulla Lombardia chiudiamo qua e prendiamo due minuti di pubblicità, perché dobbiamo andare avanti col programma. Spettacolarità, se la gara del Trentino ha una spettacolarità, non dimentichiamo
invece Ottaviano e Mantova che hanno un altro spettacolo che riescono a... Un altro impatto. di pista che richiama un pochettino le piste tradizionali a cui tutti gli appassionati fanno riferimento, ricordando i due mondiali di Alex 90 e 95, che è sempre un piacere. E poi ho altre due domande da tempo. Sono passati 30 anni, te lo ricordi ancora? Assolutamente sì. Come fai? Buona, no, studio anche, studio, mi preparo. Piste bellissime, Arco di Trento ancora in calendario, poi abbiamo Ottaviano per l'Internazionale d'Italia il 2 di febbraio e poi il 9 di febbraio a Mantova. Vedi che stavi sbagliando anche tu. No, mi sbaglio sulle date, non sui campi. Ma io me ne ricordo. Campi, per cui grande spettacolo e vi aspettiamo tutti numerosi per vedere delle grandi battaglie. E ritorno a Alex, parlavamo appunto dei tuoi due mondiali, adesso faccio due domande che mi chiedono gli appassionati, chiedi Alex, sei sempre vicino a Alex, sì, molto volentieri. Non so se ti fa piacere un po' parlare dei tempi passati o meno. Tu dimmi sì o no, lo sai che domande, io seguo. Tu mi fai le domande e ti 90-95, mi chiedono l'avversario più forte e quello che ti ha più impressionato e ti ha messo più in difficoltà nella conquista dei mondiali o quantomeno nella tua carriera di mondiale. Beh, nell'anno 90, un paio di nomi. Negli anni 90 c'era Parker e poi chi c'era... E quell'anno lì l'ho vinto talmente nel 90 talmente facilmente, con 100 punti di vantaggio sul secondo. Non te ne sei quasi accorto. No, diciamo che c'era Vandenberg, che era il mio compagno di squadra, e poi c'era Parker, che anche lui mi ha, diciamo... Chiodi è arrivato dopo. Chiodi invece è stato il mio avversario del 95, ma il mondiale vinto 95 gara, è stato vinto l'ultima manche. Quindi è stato veramente da cardio palma quel mondiale lì, è stato tra virgolette più, per me più patito. Sì, anche perché hai avuto anche dei problemi durante l'anno, nel 95. Ho avuto in Thailandia, ho avuto dei problemi col motore, ho perso 18 punti e quindi siamo arrivati all'ultima gara che chi stava davanti l'ultima manche avrebbe vinto il mondiale. E io lì sono stato veramente psicologicamente forte perché sono andato da Chicco. Dietro il cancello di partenza gli ho dato una pacca sulla schiena e gli ho detto che vinca il migliore. E lì abbiamo forse anche le immagini che manderemo appunto sopra questa intervista, appunto di questo momento al cancelletto di partenza. Non so se proprio in quella gara, ma gare stupende su pista è veramente incredibile. Alex, il motocross è cambiato molto, però è bello comunque. Erano piste diverse, ma ti dirò, io personalmente, a me personalmente piacciono più adesso, perché sono tutte fresate, canali, e io amavo i canali. Certo. Io difatti facevo molta fatica negli anni 90 a guidare su piste dure, e il 60-70% delle piste era dure. Sì. E fossero state come adesso, sarei stato avvantaggiato col mio stile di guida. Boh, comunque non ti faccio altre domande perché dopo mi viene la lacrimuccia a me a pensare a quei tempi quando ti guardavo e ti favamo per te e anche per altri fortissimi piloti come Chicco, Corrado, Michele Fantona, che salutiamo molto volentieri perché Michele è un altro grande. Pia, ti ricordi sicuramente dei mondiali di Alex? Sì. Ogni tanto, dimmi la verità, vai a spulciare qualche video, qualche cosa, magari nei tempi, nei momenti un po' tranquilli. Sinceramente non ne ho tempo. Non ho tempo. Forse l'Augusto. Seguo le gare forse nuove perché magari sono più interessata, ma quelle di un passato, lasciamole nei ricordi. Però è bello anche far venire fuori... appunto da piloti e uomini che hanno fatto la storia del motocross su piste leggendarie. È giusto che anche i giovani di oggi abbiano un pochettino di memoria storica, perché non hanno inventato nulla, stanno migliorando sicuramente, ma guardare i grandi campioni di una volta e rimangono campioni per sempre, per me è impagabile.
Tu Ivan invece vedo che stai facendo un sonnellino, certo. Mi dispiace, lo so che hai una certa età, prendiamo un po' in giro anche il presidente della federazione. Lui è esperto in sonnellini, visto da tanti. Si vendica subito, penso che non mi rilascerà più nessun tipo di licenza. Comunque, passato, del passato cosa ti ricordi? Non del passato, quello del Brunino. Quello del passato, cosa vuoi che mi ricordi? Un po' tutto. Alex, per esempio, è uno dei... Ma Alex perché ti colpiva? Perché vinceva. Solo perché vinceva? Vabbè, ma come vinceva? Era un grandissimo personaggio. Ho visto l'altra sera, appunto andando a vedere un po' di filmati strani, una mattina che ti sono venuti a farti un'intervista prima della gara di mondiale mentre stava ancora dormendo, è una cosa fantastica. Non è uno scherzo, io avevo le prove libere alle 9 di mattina, io mi svegliavo alle 8:30. Sì, sì. Arrivavo al cancelletto vestito. Arrivavo a svegliarmi con tutto l'abbigliamento, me lo mettevano davanti al letto, praticamente facevo i primi 10-15 minuti di prove libere che dormivo ancora in moto. Sono piccoli aneddoti che mi piace inframmezzare sui discorsi poi seri sull'azienda, sul mondiale che verrà, poi parleremo con due giovani che affronteranno appunto i campionati del 2020. Mi piace perché c'era grande disponibilità, era un motocross più semplice. Io quello che vorrei fare anche con la trasmissione è quello di portare un po' il motocross, non perché sono io, ma però anche a un altro livello. No, sai qual è il mio... quello che sto vedendo io sulle piste di oggi è che c'è molto meno pubblico rispetto a prima. Ah, sì, è vero. E non so il motivo qual è, però uno te lo dico io. Tanto meno. Uno te lo dico io e mi piglierò... le solite critiche, 85 euro per andare a vedere un MXGP, mi sembra fuori da ogni logica. Anche perché se guardiamo il video di Maggiore del 1990, c'erano 30-40 mila persone. Cioè nell'86? Una roba che non c'era, 50. Nell'86 c'erano. Adesso il massimo che ti può fare è 15 mila. Sì, quando va bene. E il motivo forse hai detto tu. Sicuramente il prezzo, c'è una fruibilità anche del motocross diversa perché la comunicazione ovviamente è cambiata in tutti questi anni, no? Pia, lo vediamo, i giovani sono i giovanissimi, sì, sono attaccati al telefono, all'iPad, al computer. Sì, però non è la giustificazione, ma non è, secondo me per me sono i costi e forse alcune piste, perché molte del mondiale a me piacciono in modo fantastico. Forse le piste un pochettino anonime, anche quello può portare a un calo di spettatori. Vediamo e dovremmo imparare un pochettino da quello che succede oltreoceano. Io sono molto legato a Supercross e non potevo non citare le grandi gare che stiamo vedendo, le prime due prove a Anaheim 1 e St. Louis per il Supercross e MI americano. Vediamo dal minimo 40.000 spettatori ad un massimo di 75.000. Abbiamo visto anche una gara di Supercross a Dortmund con il palazzetto strapieno, avranno fatto, penso io, 40.000. Una domanda, persone. Quanto costa il biglietto? $35. Quindi vuol dire molto meno della metà di un biglietto. Molto meno della metà, però con dei servizi, cioè ci vanno le famiglie. Hai la possibilità di portare tutta la famiglia anche se non è appassionata di motocross. È quello che dovremmo fare col motocross moderno. Ma secondo avvicinare... me basterebbe calare i biglietti. Sì, il prezzo io penso di sì. Secondo me incomincerebbero a fare un 30-40% più. Certo. Anche perché ho visto io personalmente a Imola, l'abbiamo visto tutti, molti non lo dicono, ma molta gente si avvicinava alle casse e poi rimbalzava indietro perché c'era marito, moglie, un figlio o / due figli
Certo che fino a 12 anni forse entravano gratis, però se appena appena superavano quella soglia dovevano pagare il prezzo intero. Però ti faccio dispiacere. Chi è l'organizzatore che si prende il rischio di abbassare i biglietti? Nessuno. Nessuno, perché con hanno dei costi ci sono, che sono talmente elevati che preferiscono fare meno paganti, ma avere la sicurezza di andare almeno a È un po' come funziona il mercato, sia delle moto che delle auto, così la nicchia che funziona è quella alta, non quella bassa. Giusto, purtroppo sì. E per quello che dobbiamo fare la licenza presso la Federazione Motociclistica Italiana. Questo a prescindere da tutto. A prescindere da tutto bisogna venire in FMI per trovare un ambiente confortevole per chi vuole effettivamente fare del motocross serio e divertente. E poterlo farlo crescere nel migliore dei modi, ci vogliono regole, ci saranno nuove regole anche per l'omologazione delle piste, ne parleremo dopo, però. Vi svelo già chi avrò successivamente, no. Torniamo. Pro Grip, novità per il 2020. Visto che è stata cambiata tutta la linea di abbigliamento, dei caschi e delle maschere. Abbiamo appunto la linea nuova del 2020 per l'abbigliamento, pantaloni, maglia, e che noi possiamo personalizzare per tutti i vari team e motoclub. Abbiamo dei caschi nuovi, una linea molto... diciamo più economica di quello che delle top che avevamo prima, in fibra di carbonio, un casco molto riuscito e spero... Colorazioni bellissime, tra parentesi, veramente... Poi non so chi è che avete come tester, che sì, può fare da garanzia. Un tester molto è speciale, io lo giovane. Il nostro, si può dire, fratello ormai, Alex. Grazie. Per noi è come un fratello, ci aiuta tantissimo appunto a testare tutti i prodotti e quindi siamo sicuri che se un prodotto è testato da Ale sicuramente andrà funziona. Bene per tutti i piloti. Quindi ci Cosa fidiamo, che non si può dire quando ho dato il materiale a IVA. Le manopole in MotoGP, il primo che ho fatto sulle mie onde sono stato io. Oh, bene. Dopo per è venuto medaglia, Lorenzo, poi è venuto medaglia per il presidente. Le ho provate io. Medaglia per il presidente. Poi hanno cambiato stampo. L'hanno scartato su. Però le ho provate. Altre novità? Nel carniere di Pro Grip. Altre novità, come dicevo prima, abbiamo anche con i nuovi, scusa se tanti ti interrompo, piloti nuovi. Nuovi quindi... piloti, nuovi regolamenti anche per quanto riguarda, poi è una discussione che farò con il presidente, sull'utilizzo delle lenti a strappo laminate, per cui ci sarà un grosso investimento per avere il roll off praticamente da subito sugli occhiali. Sì. Per cui adesso vediamo un pochettino se si dipanerà un po'. Ma c'è dipanata la cosa. Non vedo ma io ma non c'è problema. Ti pungo un pochettino. Il CONI ha chiesto a tutte le federazioni che passo vogliono fare le federazioni per avere un mondo green. E quindi uno dei passi che noi abbiamo pensato che possa essere. Che non bisogna sotterrare i rifiuti nucleari. Esatto, che non bisogna sotterrare i rifiuti nucleari e che purtroppo l'investimento. Delle lenti a strappo sul territorio sta diventando insopportabile. Tra l'altro poi c'è il peggioramento del fatto che tutte le piste triturano il fondo, quindi tutte queste lenti vengono triturate, si creano le micropolveri, eccetera, eccetera. Quindi il CONI dice cosa fate per il green e noi di concerto con tutte le altre federazioni abbiamo detto per quello che ci riguarda durante le manifestazioni, perché solo durante le manifestazioni possa avere il controllo della situazione, non obblighiamo a non utilizzare delle lenti a strappo, evitando così un inquinamento. Facciamo anche un appello all'appassionato, fate meno di usarle appunto, durante gli allenamenti. È chiaro che il garante della concorrenza non ci permette di dire evitate completamente l'utilizzo. È un consiglio, un suggerimento, è come l'utilizzo dei sistemi di sicurezza come il neck brace, le pettorine con le nuove certificazioni. Cioè, scusa Ivan, le puoi vietare nelle gare? Ma non le puoi vietare durante gli allenamenti. Esatto. Perché subentra il garante della sicurezza. E che dice, perché tu che diritto hai di vietare l'utilizzo di lenti a strappo? Cioè, nelle tue manifestazioni... Che funzione hai? Anche perché noi non abbiamo la funzione di controllo su... Facciamo un esempio. Oggi mercoledì, in Italia ci saranno aperti 30 campi di motocross. Ci saranno 20 persone... Sono
migliaia di persone. Chi è che controlla all'ingresso del campo o durante la pista se questo pilota ha le lenti a strappo o non le ha a strappo? Chi lo controlla? Non sia impossibile controllare diversamente durante una gara, che uno, la federazione si responsabilizza nei confronti dello stato del CONI dicendo: io durante le gare FMI ho gli enti preposti, cioè il direttore di gara e il commissario di gara, che possono garantire che non utilizzo lente a strappo e quindi evitiamo in quel caso l'eventuale inquinamento. E poi sono contento di una cosa, perché parli di green e maglioncino verde, per cui bravo, noi prendiamo ancora 2 minuti di pubblicità e siamo subito da voi. Portateli via e vai. Maria Pia Franchi, Alex Puzzar e Ivan Bidorini. Pia, tantissimi piloti, che cosa vuol dire per un'azienda investire così tanto con piloti di grido? Sì, beh, per un'azienda che come tipo la nostra, di ritorno, che tipo di ritorno, anche per spiegare un pochettino come funzionano le dinamiche degli abbinamenti pubblicitari, sì, no? Per e dello sviluppo del prodotto. È un bel impegno, perché sostenere 20-25 piloti ogni anno vuol dire fornire tutto il materiale necessario per tutta la stagione, dare contributi anche secondo i premi, secondo i podi che fanno, quindi è un investimento facile, abbastanza rilevante. Però sicuramente si fa questo investimento con appunto la prospettiva che abbiano un rientro anche prima di tutto come visuale, come conoscenza del nostro marchio a livello mondiale, non solo a livello nazionale. Appunto, si spera che facendo tutta questa pubblicità, queste sponsorizzazioni, ci sia un rientro anche come fatturato, come lavoro. E quello lì è lo scopo, chiaramente, è l'obiettivo finale dell'azienda, anche perché, parliamoci chiaro, il materiale che fanno appunto case come ProGrip sono rivolte alla sicurezza del pilota. Il casco viene sviluppato in un determinato modo, soprattutto le maschere, perché pensiamo sempre che la maschera sia un accessorio di contorno, c'è la lente, guardiamo dall'altra parte e basta. Però è importantissima per la sicurezza. Sì, a parte per la sicurezza, ma anche se un pilota ha una maschera con una buona lente, una buona visualità, più facilitato anche nella gara. Quando capitano maschere che non sono all'altezza come visibilità e come prodotto, i piloti hanno difficoltà. Vi racconterò un piccolo aneddoto ormai straparlo. Ci sono stati piloti in passato che indossavano la vostra mascherina togliendo il logo, anche se erano sponsorizzati da altre case, ma lasciamo perdere, questo qua è giusto anche dirlo. È la pubblicità che a noi ci va molto bene. Ecco. Perché non ci è costata niente, ecco, e fa ancora più risonanza. Aspetta, adesso dopo vediamo. Sicuramente un pilota che è costato praticamente a costo zero nel 2019 è Davide Bonini, insomma. Sì. Ma lui ci costa, lui ci costa anche parecchio. Lo prendo in giro, vi ho svelato il prossimo ospite che sarà presente con Emanuele Alberio, due piloti simpaticissimi a cui veramente faccio un grossissimo in bocca al lupo per il 2020. Altre cose da dire, Alex, su questo motocross? Dai, parliamo a ruota libera come se non ci fosse Claudio. Altre cose da dire?
altri. Andiamo dire, avanti e ci troviamo in pista a fare due salti. Ti dirò, tu parlavi degli anni 90, sono belli, ma sono belli anche questi anni. Oh, qua alla fine grazie, il motocross sta cambiando, cambiano le moto, grazie, cambiano i tracciati. Non ci siamo messi d'accordo. L'unica cosa che non va bene sono i costi dei biglietti, bravo, appunto. Io lo continuerò a dire a squarciagola, perché non ha senso che una persona viene a vedere il motocross e spende 90 euro. Vuol dire 90 per 4 o per 3, più il mangiare, è infattibile, cioè è impossibile. Sì, siccome sì, non è uno sport di massa, cioè, siccome non è il calcio, che se lo anche perché siamo tra i pochi, se non gli unici, a divulgare il motocross. Quello che volevo dire la, io, che è quello, è quello. Abbassare i costi, fare arrivare più gente possibile, che se più gente viene, più gente si può appassionare a questo sport. Invece così purtroppo saranno sempre meno. Infatti il motocross è troppo divulgato pochissimo in Italia, a parte la vostra bella trasmissione. Io sono anni che veramente mi sacrifico. Posso dire tutto il cuore. Negli anni 90 lo facevano vedere la Rai, cioè, lo facevano vedere Canale 5. Cioè, io quando vincevo, dappertutto si vedeva. Cioè, sapeva chi era. Se oggi non ci fossero i social... No. La maggior parte dei piloti, dei piloti, a parte i 3 o 4 che sono in cima, gli altri sarebbero perfetti sconosciuti. E quindi almeno aumentare il pubblico sui circuiti, fare... Incentivarlo in qualche modo, sicuramente riducendo il prezzo e offrendo sempre più servizi. Alcune piste abbiamo visto che purtroppo i servizi erogati di contorno erano veramente proprio ai minimi livelli. Adesso non vorrei entrare nello specifico appunto di alcune piste, però in effetti c'è qualcosa da dover cambiare. Ultima domanda, so che devi andare via perché c'è un appuntamento, vedo l'Augusto che ti fa dei segnali, il vice capo, lui si definisce vice capo, vice capo. Due tempi, quattro tempi, i nostalgici, ma è giusto che ci siano i due tempi, bellissimo, chi piace, chi ha vissuto. No, per me quattro tempi. Grazie. Anche per te. Grazie. È molto più facile, grazie, fa quello che ti dici. Bravissimo. Quattro tempi fa quello che ti dici. Ma dicono, ma è più facile, dopo. È più facile, quattro tempi è più facile quando sono io. Vorrei vedere i piloti di adesso guidare, non so, i 500 di una volta. I piloti di oggi andrebbero... Sì, il problema è che il 500 una volta non potevi guidarlo bene, invece sul quattro tempi di oggi tu vedi il pilota che è un tutt'uno col mezzo, perché la moto è potente ma è facile, quindi permette al pilota di fare delle cose più belle rispetto a quello che si faceva prima. E penso anche più in sicurezza. E più in sicurezza, sicuro, sì. Un consiglio è che quando si arriva a una certa età di non andare a prendere bombardoni da 60 a 65 cavalli, ma cercare di... Riferito a te? Assolutamente sì, infatti io sono tornato, no, io porto acqua al mio mulino, infatti io sono tornato indietro di Cilinato e vado col 2,5. Presidente, poi... la licenza gliela facciamo? No, ce l'ho già, te la faccio vedere, ce l'ho anche online. C'è grande servizio anche online, grazie al Motoclub Gorlese, Stefano Canale, Erminio Mocchetti e tutto lo staff del Gorlese, certo, che ci danno una mano. Il servizio anche online è un servizio che facciamo con la federazione, cercando di facilitare chi ha bisogno. Molti dicono che è incasinato. No, scherzo. No, nel senso che alcuni no, con le iscrizioni, gli anni scorsi. A me piace parlare così, sì, Ivan, sì, anche di cose serie. Sì. Che l'utente finale ha a cuore e le vive tutti i giorni, come le iscrizioni ai vari campionati, sono state modificate appunto anche queste modalità. State operando bene, per cui avanti tutta, adeguatevi. Ma posso dare un aneddoto? Io sono in federazione un giorno sì, un giorno no, e arrivano telefonate che non riesco a prendere il numero di cross, non riesco a prendere. Ma c'è già la licenza? No, però tu settimana prossima. Se non hai la licenza non puoi accedere al portale per avere... Lo sai che ti ho anche avvisato... Succedono anche queste cose qua. No, cosa più grave è che sui social chiedono, per favore, mi sapete dire qualche pista dove si gira senza licenza? E questo qua è un fatto gravissimo. Qua mi fermo, Alex deve andare via, anche la Pia deve lasciarci perché deve... sicuramente seguire tutto il reparto produttivo,
Ivan, se vuoi rimanere con noi, con Davide e Emanuele, facciamo ancora due chiacchiere di federazione e soprattutto volevo parlare con questi due piloti. Vi ringrazio, Grazie Pia, è sempre un a voi. piacere. Grazie, Grazie. Alex, cosa dire? Seconda parte di Motocross My Passion, qua in sede Pro Grip a Cassano Magnago, sono con Davide Bonini. Ciao Davide. Ciao, ciao a tutti. Emanuele Alberio, Ciao a tutti. grande. E forse lo conoscete già, di Fabi Torini, Dove che c'è ci tiene motocross, qua anche la dietro. federazione. Per forza la federazione è il motocross, Sì. la federazione motociclistica, per Perfetto. cui siamo qua. Una risposta Davide, io esattamente. parto subito a bomba con te. 2019 ci siamo messi d'accordo di non parlarne, anche perché c'è poco da raccontare. Un po' di problemi e così. Parliamo del 2020. Che cosa farai? So che farai l'italiano MX1 col team Ghidinelli e con le Yamaha, chiaramente aiutato da Pro Grip. Sì. Hai già iniziato gli allenamenti? Come stanno andando? Come ti trovi con la moto? Ho iniziato a fare qualche giornata di test, diciamo, con la moto per vedere un po' come si comporta, visto che per me è la prima esperienza in blu. E la moto comunque è molto competitiva, partiamo già da un'ottima base. Sicuramente dovrò un attimo ancora risolvere un po' i miei problemini fisici del 2019 che ancora non sono del tutto risolti, purtroppo. Ma questa è pretattica, te lo chiedo fuori dai denti, no? Perché tutti Tutti dicono: dicono, ma mi no, fa mi male il fa male qua, mi bracino, sono mi fa fatto male il male. dito, l'unghia incarnita. È vero? O stai mettendo le mani avanti? Parliamoci chiaro, noi vogliamo solo piloti Entrambe le migliori. cose, Entrambe le è vero, ma cose. mettiamo anche un po' Onesto, le mani sei un avanti. pilota onesto e mi piace molto. Per cui le Assolutamente, no, prove sicuramente. sono andate bene, mi hai detto Sì. che ti trovi molto bene con la moto. La moto si comporta bene, sì, Il siamo. team è un team che ha praticamente tutto il parterre di piloti che Italiano, parteciperanno al esatto. mondiale, Sì. l'europeo, Diciamo che l'italiano. siamo un bel numero, però Sì. il gruppo è un gruppo affiatato, abbiamo tutti voglia di fare. In questo momento sono tutti in ritiro in Sardegna, si stanno allenando, si stanno Tu preparando invece bene. Cassano Magnago, nebbia, Io, fredda. esatto, preferisco rimanere attaccato alle origini. Bene, è il primo anno con il team Ghidinelli. Come hai trovato l'ambiente? Ma partendo da Morris, è giovane, ha molta voglia di fare, ha esperienza comunque, nonostante sia un ragazzo giovane. Ha messo insieme un bel team, c'è molta esperienza partendo da probabilmente il tecnico di riferimento che rimane sempre comunque David, che ha sempre di sicuro il consiglio in più da dare e l'idea giusta nelle situazioni, Anche per i momenti nonostante. di divertimento, perché lui è Esattamente. veramente un leader anche fuori dei Nonostante campi da però cross. purtroppo sarà l'osso più duro. Quest'anno perché Infatti, ad italiano si sta allenando si tantissimo, è carico a bomba, per cui ha già dichiarato guerra all'italiano con tutti, per No, cui anche perché sarà sennò poi ruba complicato. tutti gli sponsor. Sicuramente. Sicuramente è un pericolo a cui bisogna stare attenti. Cosa dire? Campionato italiano che si alza ogni anno sempre più di livello. Quest'anno abbiamo visto delle gare veramente belle, combattute. Una su tutte, quella di Castel San Pietro, mi è piaciuta tantissimo. Ah, È piaciuto vedere. sì, sono stati un bel po' di colpi di scena. Sì. Sicuramente il Sia in prossimo anno senso sarà. positivo che in senso negativo per alcuni, però tutto Esatto. dimenticato e avanti Si tutto. riparte col 2020. Sicuramente il campionato si sta alzando ogni anno di livello, anche con la partecipazione spesso di piloti, magari Che anche partecipano al internazionali, che mondiale partecipano al anche. mondiale, all'europeo. L'anno prossimo sicuramente il campionato MX1 sarà. Non dico di riferimento, ma quasi, visto che comunque i nomi della lista si allungano sempre di più, ci sarà da divertirsi Si fa la sicuramente. conta col ditino, porca miseria, questo qua, e io dove mi metto? Purtroppo ogni C'è, anno è sempre peggio. il dito va verso, ma Esatto. no, vedrai che sarà un campionato bellissimo per tutti. Thank you.
da un 2019 veramente bello, hai vinto il campionato regionale lombardo MX2 Elite alla grande, guidando bene e dimostrando di avere un senso di gara e una tecnica di guida che ti permetterà poi di fare altre cose. Sei stato secondo al campionato italiano due tempi e tredicesimo assoluto nella due tempi nell'europeo, per cui un anno intenso. L'europeo hai fatto poche gare, però sei arrivato appena fuori dalla top 10. Sì, cosa stai combinando in questo momento? No, beh, è stato un anno veramente bello, uno dei più belli fino ad ora. E sono maturato e ho fatto bellissime esperienze nuove, perché non avevo mai corso nel campionato europeo fino ad ora. E la prima gara è stata a Materli Base in Inghilterra. E bello. È stato. Non chiudevi il quadro, però. No, non ci ho provato. Arrivavo sotto la rampa, ma poi. Lo spirito di conservazione ti faceva dare giù quel pelino, sì, di gas, però pista magnifica. Però pista veramente mamma bella, mia. La pista più bella in cui abbia mai girato fino ad ora, perché... Com'è per un ragazzo giovane come te affrontare una pista così importante con un pubblico anche, sì, altrettanto importante? No, poi... A livello emotivo ti scatena qualcosa, un po' di, sì, farfallina nello stomaco? Sì, troppa adrenalina, un sacco, perché poi essendo la mia prima gara di europeo e essere, diciamo, come contorno di mondiale è bellissimo, perché sì, molta, perché anche il venerdì a fare il giro di pista piedi ed essere di fianco a un Jonas, un Jazzy Conis o un Geyser, comunque è davvero bello. È una cosa che fa crescere questo qua, anche perché molti giovani vorrebbero fare, alcuni vogliono vincere facile, molti, sì, noto, e scelgono il campionato appunto col ditino, dice va bene, io se vado qua, sono qua in fondo, aspetta che faccio questo campionato qua che posso vincerlo. No, cosa vuol dire? Ecco, bravo, spiegami tu un pochettino qual è l'approccio, se è una cosa che ti fa crescere, anche prendere, non è il tuo caso, premetto, di prendere due giri da un Tonino Cairoli, da un Jeffrey Herlings, o chiaramente quelli della tua categoria, o vincere un campionato. Beh, vincere un è meglio prendere due giri, esatto, da quelli bravi. Esatto. Meglio fare un quarantesimo all'italiano piuttosto che fare un primo in un campionato, diciamo. Ecco, molti, sì, dovrebbero appunto ascoltare le parole di Emanuele, sì, perché è giovanissimo, quanti anni hai? 20. Ecco, sì. E qua c'è un momento di tristezza appunto da parte di parliamo di purtroppo parlando di giovani ci dobbiamo consolare, io e Adriano ci stiamo vicendo. Quello che abbiamo fatto adesso, sì, largo ai giovani. Decisamente, quindi... sì, largo ai giovani. E poi, cosa importantissima, è anche uno studente universitario, per cui oltre a vincere il campionato si può abbinare le due cose, si possono abbinare. Non vogliamo diventare professionisti già a 8 anni, porca miseria, ma questo do la colpa ai genitori. Cerchiamo di farli crescere anche con un piano B nella vita, laddove quelli che non riescono e purtroppo non hanno il talento, o molti non hanno la possibilità per esprimere il talento, devono comunque ripiegare su un lavoro normale. Grandissimo Emanuele, bravissimo, stai, grazie, facendo scienze motorie, hai superato gli esami di ammissione, stai andando avanti alla grande, sì, un grande, abbiamo un altro grande sorriso nel mondo del motocross, che è quello di Emanuele. E mi ricorda un tuo compagno di avventure, sicuramente, che è Guadagnini. Sì. Non so se te lo dicono in molti che il sorriso è simile. Sì. Perché? Perché sono ragazzi che si impegnano, sono umili e vanno avanti con la testa bassa. Grazie. Per cui complimenti e un in bocca al lupo grandissimo per un 2020 fantastico. Crepi il lupo, grazie. Ecco. No, non facciamo crepare il lupo si dice bocca al lupo perché il lupo salva i propri piccoli, i propri cuccioli. Viva il lupo, dovete dire, perché se no, mizza, è grave. Pro grip, nella vostra carriera, che cosa significa avere un marchio così importante? Perché non è
solamente indossare il materiale, ma indossare e essere testimonial di un marchio che ha fatto e sta facendo la storia del motocross, come in altre specialità, come abbiamo specificato prima. Beh, assolutamente, per me ProGrip è stato più che un marchio, uno sponsor, un partner, è diventata una famiglia, ormai sono, come diceva appunto la Maria, sono tantissimi anni che collaboro con ProGrip e la cordialità, proprio il rapporto umano che c'è con le persone presenti in azienda è qualcosa di unico che ho riscontrato solo con loro, per cui grande serietà, importante, assolutamente, e grande collaborazione, anche perché vi ascoltano molto quando utilizzate appunto il loro materiale. Cercate anche voi, un po' sovrapponendovi alla figura di Alex Puzzar, che li testa proprio in modo approfondito i prodotti per migliorarli. E ogni anno c'è sempre uno step in più. Sì, per cui grande famiglia. Molto anche i consigli da parte dei piloti su problemi o problematiche, o comunque siano magari piccole migliorie da affrontare. Poi ogni pilota ha le proprie caratteristiche, vorrebbe qualche modifichina che non vi verrà data assolutissimamente, per cui la produzione è quella e vi beccate col materiale che è al top. Ivan, dica di qualcosa su questi due ragazzi. Questi due ragazzi, l'abbiamo già detto prima, quando li vediamo noi abbiamo dei rimpianti, perché sì, vediamo il filtro della nostra vita, no? Solo che noi ci siamo fermati al Challenger, loro invece stanno andando molto avanti. Quindi anche noi, produzione mondiale, produzione europea. Io personalmente ho avuto uno straccetto di carriera, per cui sia una velocità che nella, soprattutto nella velocità mondiale e nell'europeo. È molto bello essere seduti fra questi due ragazzi giovani, perché hanno dimostrato di avere una voglia e una volontà di fare un qualcosa nel quale ci credono. Con umiltà. Dalle parole che abbiamo sentito, è questo fatto dell'umiltà e dell'umanità è in loro. E quindi ben vengano che in Lombardia, ci siano dei giovani così motivati. Sono orgoglioso di essere il presidente di una federazione motociclistica che ha nelle sue file due di questi ragazzi che veramente... Sì, anche perché la Lombardia ha tanti piloti, sì. Abbiamo diciamo tra le punte della piramide appunto Emanuele. Ma io ho scorso l'altro giorno il ranking del motocross regionale. Non mi hai trovato. Non ti ho trovato. No, io ci sono in fondo perché ho firmato il documento solo per quello. Dopo il millesimo. Però come giustamente diceva Davide, come diceva lui, di anno in anno vedo che la parte elite della Lombardia si allunga e quindi evidentemente insomma... Adesso non per fare competizione con le altre regioni, no, però la Lombardia ha sempre sfornato piloti e abbiamo tantissime piste veramente importanti qua in Lombardia da poter utilizzare sia per gli allenamenti che per le gare. La federazione sta facendo un ottimo lavoro per far sì di far crescere questo sport e non arretrarlo. Con qualche critica, si possono fare anche delle critiche, per l'amor del cielo, però cerchiamo sempre di farle in modo costruttivo e non distruttivo, perché chi non fa di solito commenta, chi fa invece va avanti per la sua strada e mette a rischio anche la propria figura e immagine anche facendo delle cose che per il momento sembrano incredibilmente storte e invece magari con il passare del tempo si verificheranno positive per tutto l'ambiente. O che hanno una logica comunque. Certo, assolutissimamente. Grande, grande opera da parte della federazione. Voi che cosa pensate sull'utilizzo dei sistemi di protezione? Parlate liberamente, dite quello che volete, voglio sempre la verità, nient'altro che la verità, ditelo giuro, non so, fate voi, però parliamo dei sistemi di sicurezza. Il perché i top driver, molti, non utilizzano nessun tipo di protezione, o quantomeno quella minima. Voi cosa pensate di questo fattore? È una cosa che può aiutare, non può aiutare? Ditemi, è scomodo il neck brace, la pettorina, sembriamo
con l'armatura, le solite cose, dai, forza, Davide, parte. Ma io credo... Stai attento a quello che dici. Credo che alcune di protezioni siano comunque sia fondamentali. Alcune sono di impedimento e ad esempio io non ho più usato il neck brace perché lo trovo scomodo nell'utilizzo e comunque se non è stato negli anni anche a livello internazionale certificato comunque sia messo obbligatorio ai piloti, per dire ad oggi nel campionato del mondo abbiamo obbligatorio la pettorina certificata, certo, mentre invece il collarino no. Quindi io sono pro per quelle cose che servono e che vengono effettivamente certificate, ma... Lo sai che la federazione, tra parentesi, durante la gara di Imola, la federazione ha fatto una conferenza stampa bellissima ed eravamo in 3 giornalisti, potrei fare i nomi, no, forse 4, solamente 4 eravamo presenti, ed è stata una conferenza stampa che io l'avrei... resa obbligatoria per tutti gli addetti ai lavori. Ha fatto uno studio bellissimo sulla sull'incidentalità, dando le percentuali, certo, di quali sono stati gli infortuni, dove ci sono più infortuni nel corpo umano, sì, braccio, gamba, ginocchio. Ha fatto uno studio veramente interessante. Ha fatto uno studio per quanto riguarda le piste e le omologazioni con i nuovi sistemi di sicurezza, non i paletti fissi ma quelli pieghevoli, mobili, l'utilizzo del neck brace, che certo tu dici non c'è l'obbligatorietà dell'utilizzo, però è un consiglio che noi dobbiamo portare soprattutto sulle generazioni, quelle ancora più piccole, che non hanno questo fermo mentale, perché noi non abbiamo mai usato nei tempi passati appunto questi sistemi, però è un sistema che si è evoluto tantissimo e tutte le case hanno sviluppato dei neck brace veramente comodi, sì, per cui non vanno a impedire, per cui se c'è il campione del mondo che vince con neck brace. Però abbiamo visto, c'è stato dagli studi, non c'è stata data la certezza che il neck brace sia effettivamente uno strumento utilissimo, cioè ci sono stati anche dei casi in cui non ha dato i risultati che si sperava. Ti faccio un'altra domanda cattiva subito, perché così ci mettiamo poi, so che il tempo stringe, se abbiamo già sforato la puntata, però anche l'utilizzo della pettorina, chi è che ha certificato che in effetti è di utilizzo? Chi? Nessuno. Per cui allora togliamo via anche la pettorina? No, la pettorina, è secondo quanto riportano gli studi fatti dai gruppi medici, la pettorina non sì, ha ma anche, portato... anche gli studi medici sul neck brace ci sono, sì, però non sono certificati, e neanche quelli della pettorina. Non sono certificati perché probabilmente, evidentemente, il risultato di questi studi ha una percentuale di efficacia troppo bassa per fare l'obbligatorietà. Mentre invece sulla pettorina, anche se ha qualche lato negativo, perché eccetera eccetera, però protegge molto di più. E questa è una nostra considerazione, diversa, ma non ci sono studi. E potrei scommettere una pizza con te. Va bene, comunque vediamo. Io sono qua solamente per incentivare i giovanissimi a utilizzare questi benedetti sistemi, anche se fosse solamente per salvare l'1%. Da un incidente grave, e adesso non voglio parlare di incidenti perché già veniamo fuori da una Dakar che ha lasciato il segno, e una preghiera va a Gonsalves che purtroppo non ci ha lasciati. Cerchiamo di operare tantissimo sulla sicurezza, tanto si può fare, mi raccomando fate da testimonial su queste cose. Un occhio di riguardo e divulgate soprattutto ai più giovani. Davide, che cosa ti devo dire? Un 2020 a manetta, speriamo. Impegnati, tu continui a dire che c'è il dolorino all'unghia incarnita, mi sta bene, però lui dai gas. No, lui non l'ha detto. Emanuele non ha detto niente, va bene. Dico solamente, studia, vai avanti, dai gas, sono sicuro che ci incontreremo su tutti i campi di gara. Un grandissimo in bocca al lupo e bravo. Ivan, cosa dire? Grande lavoro per la federazione. Speriamo di continuare a lavorare e ci sentiamo e dare il massimo di quello che
possiamo esprimere, perché non è detto che tutto sia positivo, però se non ci abituiamo a fare qualcosa sempre di più non troveremo mai qualcosa che va bene. Bene. E grazie a ProGrip. Quello sicuro, dei sistemi di sicurezza prima di tutto, esatto, poi certo. Un supporto oltre che tecnico, anche economico, se riuscite a vincere qualcosa, Davide, lo dico a te, ti prendo un po' in giro per stimolarti. Motocross My Passion, vi auguro un fantastico 2020, vi ricordo che ci sarà la prima dell'Internazionale d'Italia Riola Sardo appunto domenica prossima. Il 2 febbraio a Ottobiano, il 9 febbraio a Mantova, per cui vi aspettiamo numerosi, noi ci saremo e alla prossima. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Amici appassionati, ben ritrovati, Motocross My Passion, con questo siamo qua con un'icona del mondo dell'enduro. Sesimo round della Guida Agueda Portogallo. La tabella rossa di Antonio Cairoli. Inizio di stagione in attesa della seconda manche dell'MXP. Nel 2017 vince il quinto titolo mondiale. Contraddistingue il 2-2-2 Antonio Cairoli. Benvenuto su Motocross My Passion. A ninth title for Cairoli, who came home in second. Max Epstein came home. E vi ricordo, Motocross My Passion c'è.